Bentrovati, siamo alla tappa numero 230 del nostro viaggio nel Molise che va. Nostro ospite gradito, l'ex presidente, ma noi continuiamo a chiamarlo presidente della Regione Molise, Michele Orio. Benvenuto, bentrovata. Grazie. E le vacanze come sono andate, presidente? Immagino con i suoi nipotini a fare da cornice. Sì, assolutamente sì, sono state vacanze tranquille, per modo di dire, passate in famiglia a Campomarino, abbastanza distensive, anche se non ho mai staccato la spina, diciamo, rispetto ai problemi che sono successi e avvenuti anche nel mese di agosto. C'erano molte preoccupazioni sulle presenze sulle nostre coste, però mi sembra che la cosa sia andata abbastanza bene, c'è stato un incremento di presenze. Molto bene, sì, ma è andata bene in tutta Italia, questo flusso turistico abbastanza consistente ha dato, diciamo, una boccata d'ossigeno a tanti operatori. Il numero dei turisti non è, diciamo, direttamente proporzionato alla quantità della spesa, perché insomma, comunque si sentiva la difficoltà delle famiglie a spendere. Ma comunque ritengo che sia stata un'estate positiva da questo punto di vista. Le cose vanno meno bene in senso generale in regione, specialmente per quanto riguarda il lavoro. Che clima c'è a Campobasso adesso? Ci sono state molte, molte proteste. Ma io credo che siamo in un momento davvero drammatico in questa regione. C'è sfuggita di mano anche al governo regionale la conduzione di molte crisi industriali che erano fondamentali per l'economia della regione, per una regione piccola come la nostra, fondava su gran parte della sua ricchezza economica su alcune importanti imprese che erano settori trainanti, a partire dallo zuccherificio di Termoli per arrivare alla ITR, passando per la GAM di Boiano. La regione è stata completamente assente rispetto a tutte e tre le crisi, ha lasciato fare agli eventi, ha dichiaratamente voluto non intervenire e quando è intervenuto ha sbagliato chiudendo le attività industriali, come è avvenuto presso lo stabilimento della GAM ex Arena di Boiano. E poi c'è stato un fermo totale che ormai dura da 2 anni e mezzo, quasi 3 anni di governo, per riprogrammare fondi che avevano a loro disposizione per poterli investire rapidamente, per immetterli nella nostra economia, soprattutto nel settore dell'edilizia. Si sono fermati a fare ragionamenti strani, hanno bloccato inopinatamente o si sono resi responsabili di un blocco della realizzazione dell'autostrada del Molise, che era un cantiere di 500 milioni per il momento come primo stralcio che poteva aprire e dare ossigeno ad un settore come quello dell'edilizia in profonda crisi. Sulla ricostruzione e la protezione civile ci sono stati disastri, la sanità è completamente allo sbando, rischia addirittura di chiudere l'ospedale Cardarelli, quindi insomma siamo a livelli di guardia, di pericolo. È una regione che è accompagnata in un momento di crisi in cui si vede anche un certo risveglio in altre parti d'Italia. Io credo che in questa regione abbiamo assistito solo a momenti negativi. Quindi la regione è stato un elemento della crisi che sta attraversando il Molise. E ha aggiunto problemi a problemi invece di risolverli, e io credo che insomma, davvero siamo al disastro. Cosa fare? Speriamo. Affrontiamo un tema alla volta. A Sì. proposito dell'autostrada, pure ieri in consiglio regionale se ne è parlato, ma questo no all'autostrada è perché noi nel Molise, e lei lo sa perché anche sulla sua pelle ci sono state queste manifestazioni che abbiamo delle persone che sono no a prescindere, cioè l'impatto ambientale, il cemento armato. Cioè, è stato un no proprio perché, per rispettare questi pareri o per cos'altro? Perché comunque sarebbe È stato stato. un no innanzitutto caotico da parte del Presidente della Regione, il quale per la verità
aveva anticipato in campagna elettorale che lui era contrario, non si era reso conto naturalmente a che punto era la realizzazione di quest'opera. Poi in un certo momento, all'inizio della sua legislatura, nel documento di programmazione, il Consiglio regionale insieme al Presidente hanno deciso che l'autostrada si sarebbe fatta. Poi hanno lavorato al contrario per non farla e hanno trovato, diciamo, un governo che forse è felice di poter utilizzare quei fondi altrove, ha assecondato questo percorso. Per cui tutto quello che abbiamo costruito nei rapporti che ci sono stati con tanti governi passati, io ho cominciato questo lavoro dell'autostrada con Berlusconi, con il governo Berlusconi prima della crisi del 2006, quando è arrivato anche... Ma pure Di Pietro ha finanziato questa cosa, poi dopo... Prima Berlusconi, poi Prodi e quindi Di Pietro come ministro dei lavori pubblici, poi di nuovo Berlusconi con Fitto che lo ha finanziato nel piano per il Sud. Intanto si è realizzato un progetto stralcio, perché il finanziamento era più cospicuo, poi è stato ridotto mano a mano, sempre perché i fondi venivano in parte distratti per altre opere. In questo momento stavamo nella condizione che solo l'approvazione del CIPE, quindi non finanziaria ma tecnica, avrebbe avviato la gara d'appalto effettiva. Insomma, stavamo alla fine di un percorso che era un vero sogno, era un sogno. Quando abbiamo iniziato questo discorso, molti imprenditori, molti operatori economici di questa regione non ci credevano. Quando è diventata realtà questa opera, c'era, diciamo, un'attesa notevole. Dopodiché, con frattura, questa opera si è bloccata. E addirittura l'ANAS vuole liquidare la società che era stata fatta con legge, facendo secondo me uno sbaglio enorme. Ieri ho presentato in Consiglio regionale una mozione che è stata approvata ad amplissima maggioranza, che impegna il Presidente a non dare per scontato la liquidazione della società, anche perché su questa questione il Governo nazionale si deve pronunciare con chiarezza e deve dire no o sì alla realizzazione di quest'opera. Io mi auguro che dica sì, ma insomma siamo in attesa anche qui di sapere che cosa succede. 3 anni o 2 anni e mezzo potevano essere utilizzati per aprire il cantiere, cioè per far lavorare già la gente e aprire una prospettiva. Quindi il discorso non è ancora chiuso? Ma non è assolutamente chiuso. Io ritengo talmente fondamentale quest'opera che poi project financing, autostrada, strada a 4 corsie, sono, diciamo, divisioni abbastanza che lasciano il tempo che trovano. Noi abbiamo lavorato per un raccordo autostradale per collegare il Molise alla rete autostradale italiana e questa sarebbe una prospettiva enorme per questa regione. L'Italia è cresciuta. Io ho avuto modo di parlare con i profumieri di Sant'Elena Sannita, i quali sono legatissimi al loro comune. Sì. Sicuramente lei ha conoscenze che in questo momento là, diciamo, a Sant'Elena non c'è solo il Museo del Profumo, hanno fatto un orto botanico per la produzione in loco del profumo. E queste persone, questo era un progetto che ho finanziato io, insomma. E queste persone mi dicevano che loro, pur essendo legatissime alla loro terra, hanno difficoltà nel venire perché perdono mezza giornata. Sì, a parte il tempo, ma loro conoscono almeno dove sta il Molise, gran parte d'Italia non lo sa. Per arrivare in Molise bisogna spiegare che bisogna uscire a una certa stazione autostradale di San Vittore, poi imboccare una strada, stare attenti che c'è una deviazione che porta a Venafro, lì comincia il Molise. Insomma, siamo veramente in una situazione di difficoltà. Ma voglio dire, la prospettiva di crescita con questa autostrada è sotto gli occhi di tutti. Solo così qualche ideologo innamorato dei giardini botanici o innamorato della povertà di questa regione, che magari rappresenta anche un modello di vita equestre o campestre, che dir si voglia, può immaginare che l'autostrada non sia necessaria. Io credo che dappertutto le autostrade hanno portato ricchezza, certo. Proprio dappertutto,
E penso che questa regione non può fallire questo obiettivo. Se non lo farà a frattura, lo faremo noi quando torneremo al governo. Parliamo della sanità, lei ha accennato prima. La situazione è abbastanza tragica, però qua le responsabilità vengono anche da Roma, perché già in passato era difficile interloquire. Sì, infatti sì, io l'ho sempre sostenuto, per la verità. A questo governo do solo la responsabilità di essersi nell'ultima fase adagiato sull'idea che sia Roma a decidere il nostro piano sanitario, in definitiva. E quindi con una gestione che oggi, se ne ricorda pure il Presidente della Regione, estremamente burocratica, e da Roma contano i numeri e i numeri ci danno torto. È evidente che il piano che approverà Roma sarà un piano che danneggia il futuro della nostra sanità, su questo non ci sono dubbi. Il problema è verificare come è possibile ancora cercare spazi per poter superare questo momento di difficoltà e immaginare di tornare a crescere anche sull'offerta sanitaria di questa regione. Noi siamo cresciuti mano a mano, di anno in anno, abbiamo lavorato per migliorare gli ospedali, per procurare attrezzature di altissimo livello, voglio ricordare persino la PET a Campobasso, che non era presente all'epoca in gran parte delle regioni del sud, ma per parlare di tante altre strutture, tante altre attività, abbiamo aperto la Cattolica dando ulteriori prestazioni in Molise, la cardiochirurgia, la radioterapia per i tumori, abbiamo aperto la facoltà di medicina nel Molise quando nessuno ci credeva né ci sperava, ricordo la battaglia forte con il governo Berlusconi, con il ministro Moratti, con il quale ministro abbiamo lavorato di comune accordo, grazie anche a una conoscenza personale. Credo sia stato ottenuto questo risultato. Abbiamo fatto mano a mano. Moratti è quella dell'Expo di Milano, adesso ci sono tanti altri padrini. Adesso c'è Renzi a Milano, anzi c'è Martina, il ministro Martina a Milano che ha preso casa. La paternità. Ha preso casa e la paternità. Però all'epoca Moratti fu un ottimo ministro che per quanto ci riguarda, ecco, ricordo in maniera specifica questa realizzazione della facoltà di medicina in Molise, che doveva crescere anch'essa, avremmo dovuto avere le scuole di specializzazione, che non abbiamo invece. Ci sono stati 2 anni e mezzo di ritorno al passato, nel senso che c'è stata un'inversione di tendenza, noi pensavamo a crescere e invece questo governo mano a mano ha ridotto gli spazi all'università, tutto si è addormentato, immaginando di dover risparmiare. Ecco, questa è, io credo che al di là dell'ottima idea del risparmio, un amministratore pubblico debba pensare a come investire, certo, a come cercare di stimolare l'economia. Questa è la ricetta per crescere, lo dicono tutti a livello europeo, noi ci battiamo a livello europeo per avere più debiti, cioè più possibilità di fare debiti per stimolare la crescita. Nel Molise si opera al contrario e si è visto, il Molise è diventato una scatola vuota, sta diventando una scatola vuota. A me è capitato nei giorni scorsi di accompagnare mia moglie giù in ospedale, una visita ambulatoriale per l'ortopedia. Sono andato a pagare il ticket, 27 euro, e la persona dell'ASREM che mi ha fatto l'impegnativo, che sono andato con il certificato del medico, voleva sapere se sapevano in ambulatorio che sarebbe andata a passare questa visita. Dice sì, ci ha detto il medico, l'ortopedico, il dottor Cerimei, ha detto venga questo giorno. Siamo andati alle 9, già c'erano 20 prenotazioni alle 9, io poi sono andato via perché non volevo fare la fila, il discorso riguardava mia moglie. Quando sono ritornato mia moglie mi ha riferito che a un certo punto si era affacciato l'ortopedico che visitava queste persone, ha detto ma io come faccio per visitare tutti voi con questi tempi così stretti? Quindi lui in qualche modo ha avuto paura di tutta quella mole di gente che era là, comprese persone sulle barelle. Quando è arrivato poi il turno di mia moglie, e questa persona ha detto, un medico, c'erano degli scaffali, non c'era quasi nulla là, ha detto io se devo usare un attrezzo di questi, non sono sterilizzati, dice se mi serve una benda, qua non c'è, cioè io corro dei rischi, se faccio un intervento
e questa persona subisce un danno, io vengo danneggiato. Mi diceva che a Roma hanno creato un centro, dice, mi sa che dobbiamo fare pure noi così, praticamente dei medici, pagando il paziente quelle 26-27 euro che è il ticket, e loro praticamente assistono i clienti. Dice, almeno però sappiamo che se usiamo un attrezzo è sterilizzato, quello che ci serve lo abbiamo. Io sinceramente ho avuto, così sono rimasto. E diceva questo ortopedico, ha detto, è possibile che per ogni medico, non so se è il dato esatto, che c'è nella nostra regione, ci stanno 5 impiegati. Dice, non è possibile che c'è tutto questo apparato che costa. Poi non è proprio così, però insomma voglio dire, questo squilibrio c'è, insomma indubbiamente c'è, però il problema è di fondo, bisogna anche avere la consapevolezza delle difficoltà che si stanno vivendo nella sanità dappertutto. Sì, questo sì. E ci sono settori in difficoltà, evidentemente questo è un settore in difficoltà per carenza di personale, medico soprattutto, ma anche infermieristico. Mancano anche le attrezzature, l'ambulatorio era vuoto. Guardi, c'è da fare, questi sono tanti esempi. C'è da fare però un esempio per tutti, cioè un messaggio che valga per tutti i cittadini, che devono essere anche consapevoli di chi opera nel giusto, di chi fa le cose giuste, di chi non le fa. In sanità risparmiare è facilissimo, basta chiudere i servizi. questa è la logica. Allora, se si vuole essere diciamo in linea con alcuni parametri economici che valgono per la Lombardia come valgono per la regione Molise, cioè valgono per una regione di 9 milioni di abitanti come per una regione di 320.000 abitanti, noi non staremo mai nelle condizioni di poter avere un servizio sanitario di qualità pari a quello della Lombardia. Perché siccome la sanità è finanziata per quota capitaria, tot cittadini, tot finanziamenti, con i finanziamenti di 320.000 abitanti non ti puoi permettere la PET, non ti puoi permettere la cardiochirurgia, non ti puoi permettere la radioterapia, non ti puoi permettere il pronto soccorso bene attrezzato, perché il pronto soccorso ben attrezzato può servire una platea di cittadini che è enorme, invece nel Molise segue un numero di cittadini molto ridotto. Allora ci vuole, diciamo, quello sforzo di responsabilità e di comprensione, cercando di forzare il concetto della spesa pro capite e di ottenere anche da parte del governo nazionale l'attenzione che spesso viene dedicata a tante altre parti d'Italia. Io non mi stancherò mai di dire che se uno legge bene le finanziarie di questo paese si accorge che ci sono interventi finanziari per aiutare il Comune di Roma, il Comune di Catania, il Comune di Palermo, la Sardegna, ci sono interventi finanziari notevoli nei confronti di altri territori quando ci sono delle necessità, quasi mai nel Molise, o almeno in questi 2 anni e mezzo il Molise è stato assente, diciamo, da tutti i processi di finanziamento di carattere nazionale. Tutto questo la dice lunga sul fatto che noi dobbiamo rispettare rigidamente quei parametri, perché io credo che la nostra regione ha bisogno di qualcosa in più. Ma è mancanza di peso politico da parte del Molise? Perché è mancanza di peso politico, è mancanza di presenza politica nel panorama nazionale del Molise. In questi 2 anni e mezzo abbiamo perso presenza, non abbiamo più posti di responsabilità. Io ricordo di essere stato il vicepresidente della conferenza Stato-Regione per 10 anni, con governi di destra e di sinistra, grazie a un certo attivismo che pure in questi anni mi aveva fatto essere presente su tutti i tavoli importanti. Abbiamo costruito cose come l'Euroregione Adriatica, essendo noi il vertice di un'operazione che oggi interessa direttamente l'Europa, che è stata raggiunto il suo obiettivo. Abbiamo fatto, diciamo, siamo stati presenti a livello nazionale e significativi. Oggi tutto questo non c'è e oggi stiamo pagando il prezzo
di quanto è accaduto. Ha perso il Molise, ma ha perso in modo particolare la provincia di Isernia, Isernia provincia. La provincia di Isernia è stata bistrattata, trascurata, non ha avuto nessun appoggio e poi ha subito, diciamo, credo che il danno più grave sia stato proprio quello dell'ITR, insomma la chiusura dell'ITR è stata devastante per la provincia di Isernia, così come tante altre iniziative, vedi la provincia in via di smantellamento, vedi tante presenze della stessa regione che prima c'erano, oggi non ci sono più, istituti, lo IACP, che ne so, insomma cose di questo genere, servizi regionali, si avvicina anche la perdita della prefettura, credo che sarebbe, questa sarebbe proprio la mazzata definitiva. Dov'è la regione? Che dice la regione? Per quanto riguarda le ITR, però ci sono anche critiche diciamo, alla scelta che fece allora Roma per quanto riguarda i liquidatori, perché aziende che in passato avevano beneficiato della legge Marzano sono tutte sul mercato, vive e vegete, tipo la Merloni, tipo il gruppo Cirio, tipo la Parmalat, e invece qua questo sistema non ha funzionato. Sì, non ha funzionato probabilmente perché in quel momento non è tanto la scelta, sì, la scelta che fece Roma fu una scelta forzata, anche perché non c'erano altre scelte e quindi ce n'era una sola e bisognava comunque andare avanti. Che l'ITR avesse una problematica legata al fatto che il mercato non tirava in maniera così brillante in quel periodo rispetto a un numero di personale spropositato rispetto al fatturato, questo anche lo si sapeva, e qui le responsabilità sono complessive, a cominciare dal sindacato per finire alla politica all'epoca, ma anche agli imprenditori, insomma, perché non dimentichiamo che uno punta su alcune persone e poi dopo spera che queste persone riescano a risolvere il problema. Probabilmente questo è stato un errore, ma il dramma si è vissuto nel momento in cui invece di accompagnare magari anche a un legittimo ridimensionamento del personale necessario a livello di ITR, ma rimanendo però sul mercato e sostenendo in qualche modo la permanenza di questa attività, si è deciso sostanzialmente di arretrare, cioè di mettersi alla finestra, nonostante la Regione avesse impegnato 12 milioni di euro di fideiussione e poteva rivendicare addirittura la proprietà di quell'azienda, questo governo regionale ha deciso di far fare al Tribunale e quindi se ne è lavato le mani, non è nemmeno intervenuto in quella fase, disconoscendo quello che era stato fatto prima, con il risultato che oggi insomma, si comincia a riprendere un discorso che insomma, prima di arrivare ai risultati di allora ce ne vorrà. Alla finestra la Regione si è messa pure per quanto riguarda la gamma Boiano. Beh, lì non si è messa alla finestra, lì l'ha distrutta la gamma a Boiano. A Boiano sono state fatte operazioni volutamente distruttive. Alla base di tutto c'è l'idea che quell'azienda e quella filiera non si riteneva potesse avere un futuro. Sbagliando, si è cercato di camuffare accusando le gestioni, facendo discorsi strani, accusando naturalmente la giunta precedente, si è chiusa quell'attività e si sono tolti un pensiero. Ma il pensiero che si è tolto la Regione se l'hanno le famiglie che non sanno come fare. È un settore importante che era trainante per la nostra economia, oggi è distrutto, letteralmente distrutto. Quando un proprietario, perché lì non è solo una partecipata della Regione, la Regione è proprietaria al 100% di tutto. Ora, quando un proprietario per vendere una casa la distrugge e poi la vende, credo che non fa un buon affare, anche perché non trova compratori, o se li trova a prezzi stracciati. Questo ha fatto la Giunta regionale a Boiano e questa sarà la sua responsabilità anche per i prossimi anni. Lo zuccherificio?
Remo Perna sta parecchio infastidito perché ci ha rifossato anche dei soldi, è passato per quello che l'ha affossato, però secondo lui la verità è ben diversa. Ma lo zuccherificio c'ha una storia tutta particolare, sì, in effetti ci sono stati tanti che hanno lavorato contro la ripresa dello zuccherificio all'epoca dell'intervento di Perna. Non parliamo del mondo bancario che si è ritirato completamente, cioè denegando qualsiasi sostegno all'attività, però in ogni caso noi eravamo comunque impegnati a fare in modo che questa attività, sia pure trasformata, sia pure rivista, potesse rimanere nel sud, nel centro-sud e in particolare a Termoli, perché anch'essa era un elemento, un volano importante per l'economia, soprattutto nel settore agricolo. Oggi sappiamo quello che sta accadendo, anche qui la regione è alla finestra in attesa che quadrino i conti del fallimento, insomma. Guardiamo avanti, in campo nazionale probabilmente a Renzi succederà Renzi, centrodestra è abbastanza diviso. No, io non credo, io non credo, i tempi della politica si sono a mio giudizio molto velocizzati in quanto a cambiamento di opinione. Io credo che Renzi abbia dato un momento di sveglia alla politica nazionale importante, ma nello stesso tempo stia esagerando con gli spot elettorali, perché io credo che questo Paese avrebbe bisogno di una politica più concreta, più efficace. E probabilmente anche Renzi sta esagerando con una sorta di culto della personalità, uno solo al comando e via. Io per formazione dubito sempre che questi siano, diciamo, gli argomenti giusti per un progresso, per uno stimolo importante, per una ripresa, per un cambiamento. Anche i cambiamenti non avvengono con la rivoluzione, i cambiamenti avvengono tappa tappa, cercando di migliorare qua e là la situazione. Per ora va bene a Renzi, io credo però che non duri molto. E Molise? E Molise lo stesso. Cioè questa, lei ha preso delle iniziative Questa regione sta fallendo tutti i suoi obiettivi, il centro-sinistra, il cosiddetto centro-sinistra, mostra i suoi limiti di tenuta, vedi il comune di Isernia. Io credo che se il centrodestra e soprattutto se ci sarà la capacità di non rinchiudersi nei recinti partitici per motivi futili, stupidi o ideologici, c'è la possibilità di allargare il fronte del centrodestra con tante persone della società civile impegnate, che si impegnino per riportare una buona politica a livello regionale e nelle amministrazioni locali. Ma questo cantiere del centrodestra a che punto è? Ma l'ho aperto già da un bel po' di tempo, sta crescendo il numero delle adesioni al movimento Insieme per il Molise, che un po' vuole essere il lievito di questa iniziativa politica. Si propone di essere anche un interlocutore aperto a tutti quelli che vorranno partecipare. Questo modello di Insieme per il Molise vale per la regione come varrà per il comune di Isernia. Ma prima ci sarà il comune di Isernia. E allora sarà il primo, facciamo il battesimo di Insieme per il Molise al comune di Isernia. C'è qualcuno ipotizza come candidato sindaco di Isernia, Michele Orio? Ma già sono stato sindaco, insomma, ho avuto una bellissima, un bellissimo ricordo, una bellissima esperienza. Sono impegnato a livello regionale, c'è tanta gente che può fare il sindaco, vedremo. Di sindaco parleremo un po' più in là. Intanto dobbiamo parlare di argomenti programmatici per la città di Isernia e dobbiamo immaginare che ci sia un modello disposto ad essere credibile, non solo responsabile altrettanto, ma soprattutto
slegato dall'ossequio nei confronti del centro-sinistra regionale, perché solo un'amministrazione disposta a lottare e a far valere le proprie ragioni può risollevare o tentare di risollevare le sorti di questa città. Lei ha manifestato sempre sentimenti di stima verso Brasiello, questa stima permane? Ma io sono abituato a conoscere le persone, quando le conosco le stimo perché coltivo sentimenti di amicizia. Brasiello ha sbagliato immaginando che legandosi ad un movimento che non gli apparteneva, come la sinistra molisana, avesse potuto avere la possibilità di poter realizzare i suoi obiettivi politici. È dimostrato che questo non avviene quasi mai, per non dire mai, e la prova si è avuta in questi giorni. Poi credo che abbia fatto anche lui qualche errore fidandosi del suo rapporto con il Presidente della Regione e non abbia avuto la forza necessaria per contrastare l'evidente astio che c'è nei confronti della provincia di Isernia. In qualche modo lui è una vittima di quello che è successo? Direi di sì. Presidente, l'ultima cosa, mi è capitato in questi giorni di andare sia ad Agnone sia a Pietrabondante. Pietrabondante c'è stata la stagione teatrale, hanno fatto degli spettacoli molto belli, però mi ha colpito una cosa: quelle strade sono diventate veramente difficili. Cioè, noi vogliamo il turismo, vogliamo che le persone vadano su ad Agnone e vadano a Pietrabondante, ma guarda, le assicuro che se uno porta una donna in stato interessante partorisce lungo la strada. Beh certo, ma perché questo è un problema di altra natura, devo dire. Questo è il problema che riguarda un po' il concetto, cioè riguarda la politica nazionale, non solo quella regionale o quella provinciale. Sì, le manutenzioni in questo paese non sono diciamo tenute nella giusta considerazione. E abbiamo avuto anche tanti episodi di tragici incidenti, sia stradali che ferroviari, per effetto della scarsa manutenzione. La manutenzione che prima era invece, mi riferisco a qualche decennio fa, un obiettivo molto, molto più attenzionato, diciamo, oggi viene spesso trascurato, ritenendo che la manutenzione sia poco visibile all'obiettivo della politica, perché tutto sommato tu nella manutenzione non dai un'opera nuova e quindi si trascura questo dato. Le province hanno sofferto in questo periodo di una riforma tragica, una riforma non riforma ma un semplice taglio dei fondi trasferiti alle province, e la regione dal canto suo, con fondi propri, è difficile che possa intervenire in queste cose, e il risultato è quello, le strade stanno deperendo, ma dappertutto. Comunque guardando avanti c'è poco da essere contenti allora. Beh, guardando avanti c'è da essere impegnati a cambiare questo stato di cose, bisogna cambiare. Beh, insomma, d'altronde fare politica non è obbligatorio, se uno lo fa perché crede in alcuni obiettivi e crede nella possibilità di poterli risolvere o quantomeno di aiutare a migliorare la condizione. Che effetto le fa toccare con mano, e non è un fatto soltanto della nostra regione, della nostra zona, che le persone diciamo hanno un pochino, si sono allontanate dalla politica, la maggior parte delle persone non vogliono vedere e sentire. Sì, questo è un fenomeno molto presente, è il fenomeno più pericoloso. E in questo non gioca parecchio il fatto che con una certa facilità, con una certa disinvoltura si passa da uno schieramento all'altro, posizioni cambiate, le persone davanti a tutto questo rimangono così. Sì, anche questo fa parte del degrado, chiamiamolo così, della politica. Io credo di più alla confusione che in questo periodo, ma il problema è nazionale, alla confusione della politica, perché con l'affannarsi dei grandi cambiamenti, sostanzialmente l'idea del cittadino
oltre ad esprimere una protesta non andando a votare, che io ritengo sia una protesta sbagliata, anche quando vota sbaglia a votare, anche perché l'idea diffusa è tanto sono tutti uguali, tanto non cambia niente. Ecco, questo è quello che offre oggi il quadro politico e in fondo il cittadino ha ragione, cambiano alcuni attori ma alla fine diciamo non c'è un'offerta sostanzialmente diversa dall'altra. Tutti dicono tutte le stesse cose. Un'ultima cosa, che idea si è fatta di questo fenomeno che adesso sembra tutti quanti stanno comprendendo dei migranti che arrivano in Italia, in particolare in Europa in generale? È un fenomeno sicuramente prevedibile, era prevedibile, se ne è parlato tanti anni fa. Io credo che non sia risolvibile con ricette semplicistiche. Sono dell'idea che quando uno fugge da una guerra deve poter trovare riparo e bisogna che la comunità internazionale sia pronta a dare questa garanzia. Se la comunità internazionale non garantisce un cittadino che scappa via da una guerra, io non credo che sia una comunità internazionale. Insomma. E l'invito del Papa alle parrocchie, alle chiese, ai conventi, alle fondazioni religiose? Il Papa è un grande comunicatore, devo dire. Io credo che le parrocchie hanno sempre svolto questo compito, peraltro, insomma, quindi penso che abbia fatto bene. Sarà interessante magari una parrocchia che ospita dei musulmani, quindi c'è anche un conflitto di religione poi. Beh, vabbè, questo non sarebbe impossibile, anzi, credo che sia anche importante, utile. No, io mi pongo il problema che le parrocchie svolgono già un ruolo di assistenza sociale. Evidentemente se poi lo devono fare per gli immigrati, non lo fanno per gli italiani, perché oggi credo che la Caritas sia impegnata soprattutto per i poveri italiani, insomma, oltre che per i rifugiati. E quindi il problema non può risolversi con questo sistema. Il problema è degli stati e io insisto sull'idea, io credo che insomma quasi tutti insistono su questa idea che davvero è scandaloso come non ci si preoccupi o non ci si sia preoccupati per tempo di un fenomeno come quello che sta avvenendo nel Medio Oriente da qualche anno soprattutto a questa parte. E poi dopo si affronta l'emergenza è sempre drammatica, crea problemi, crea morti, crea difficoltà, crea contrasti. Proprio perché è emergenza, bisogna trasformare questa emergenza in un intervento ordinato e ordinario di ospitare i rifugiati, che ripeto è una regola di umanità. Presidente, siamo in chiusura, abbiamo iniziato parlando delle ferie e adesso si inizia a lavorare, ecco che cosa vuole dire a chi ci ascolta nel momento in cui riprendiamo a lavorare? Ho già iniziato a lavorare, riprenderò ancora prossimamente un nuovo messaggio da lanciare nel Basso Molise e a Termoli sul piano politico. Sto lavorando in regione per cercare di stimolare anche la politica regionale a trovare le soluzioni ai problemi, più che la disputa di è colpa di Tizio, è colpa di Caio o è colpa di Sembronio. Siamo disposti a collaborare in attesa di poter cambiare questo governo regionale e restituire al Molise un governo molto più capace e responsabile per il futuro. Allora, buon lavoro. Grazie. È tutto pronto a Isernia per la Corisernia di settembre. Nei nostri studi, presidente ed il vicepresidente della NAI, Nuova Atletica Isernia, che organizza questa manifestazione, Agostino Caputo e Luca Madonni. Buonasera. Quest'anno è una Corisernia un po' particolare, all'ultimo momento è successo qualcosa in Consiglio Comunale
quindi il sindaco è decaduto e quindi per quanto riguarda il supporto che l'amministrazione ogni anno vi ha dato, come state superando questa difficoltà? Innanzitutto buonasera, grazie a te Michele per averci ospitato nella tua bellissima trasmissione. Sì, in effetti ad una settimana dall'evento aver avuto questa notizia del Consiglio Comunale che è stato sciolto ci ha lasciati un po' così perplessi, però anche perché noi questa manifestazione la facciamo sotto il patrocinio del Comune di Senne, quindi insomma che è l'ente che maggiormente ci sta vicino in questa organizzazione. Però dobbiamo fare di necessità virtù, quindi andare avanti e grazie al supporto dell'ufficio tecnico, il quinto settore, il dottor Bucci, riusciremo e stiamo riuscendo comunque ad allestire la manifestazione. Quindi purtroppo la politica non tiene conto di tutte queste cose, i giochi politici sono di altra natura, che non è il caso qua di parlarne, però noi come manifestazione stiamo andando avanti, quindi questa settimana è importantissima per concludere tutte le fasi importanti della manifestazione. Qualche ora fa c'è stato un tavolo tecnico in questura? Sì, ecco, ringraziamo con l'occasione il questore e il capo gabinetto della questura di Senne che hanno voluto convocare fortemente questo tavolo tecnico, cosa che succede ormai da un po' di anni, quindi si sono resi conto che la nostra manifestazione è una manifestazione che purtroppo, è diventata abbastanza numerosa e quindi coinvolge un po' tanti tratti della città, quindi per la sicurezza è giusto che vengano coinvolte tutti coloro che devono presidiare quindi il territorio, e giustamente si è voluto questo tavolo tecnico che è finito pochi minuti fa, quindi abbiamo tutto preparato, loro continueranno a preparare le disposizioni sul territorio per domenica pomeriggio. Luca, nonostante la crisi ci sono delle persone che credono in voi, credono nella vostra manifestazione e quindi un supporto ve lo danno. Ma è successo proprio questo è il 24esimo anno consecutivo che la città di Isernia ospita una gara. Nei primi anni eravamo quasi al margine, non avevamo neanche il percorso cittadino, poi piano piano, anche con l'interesse delle varie amministrazioni che si sono susseguite, siamo riusciti a spostare la gara al centro cittadino e quindi ha cominciato a crescere, a svilupparsi, a ospitare più persone, a mettere all'atrio la gara americana che richiama anche un pubblico interessato a vedere questi atleti professionisti. L'amministrazione era un interlocutore importante, l'organizzazione si è consolidata negli anni, tutti sapevano che cosa fare. Quando una settimana prima ti viene meno l'interlocutore, qualche difficoltà c'è. L'amministrazione sostanzialmente si occupava della logistica, quindi del service, il palco delle premiazioni, i servizi, il gazebo. Alla fine si riesce a sopperire, ma come si riesce a sopperire? Mettendo mano al portafoglio, coinvolgendo strutture esterne che ci fanno poi, che ci rendono questo tipo di servizi. Ci vogliono i soldi. I nostri partner commerciali l'hanno capito. Tutto sommato sono partner commerciali, parecchi hanno un mercato nazionale, quindi tutto sommato interessa e non interessa l'aspetto locale. Però hanno capito il risvolto sociale della manifestazione e non hanno avuto riserve a supportarci, anche insomma, con qualche sforzo in più rispetto agli altri anni, in un momento di crisi. Ma non solo i partner commerciali consolidati, anche il negozietto, quest'anno devo dire si è dimostrato sensibile in un momento di crisi forte, perché basta vedere insomma il corso di Isernia che risente della crisi, e di questo siamo contenti. Vuol dire che il nostro lavoro viene in una maniera o nell'altra riconosciuto, è un lavoro disinteressato quello che facciamo, avulso, come diceva Costino, da ogni ragionamento politico o anche economico. Quello che abbiamo spendiamo. Questo discorso pare che sia stato capito, insomma. No, questo è vero. Ma che croce quanto costa una manifestazione come questa? Parliamo di qualche decina di migliaia di euro, 24-25 mila euro.
Mi sembra comunque che la Regione negli anni precedenti una mano l'ha data. La Regione una mano la dà, in particolare abbiamo un interlocutore importante che l'assessore. Sì, è un uomo di sport, Partiglia. Consigliere delegato Partiglia, sport però c'è la legge e turismo. Giornale. Però questo volevo dire proprio questo, sì, si dimostrano sensibili, nel senso che riescono, ci onorano, riescono, rispettano i tempi, i modi che però una legge indica, cioè noi abbiamo un disciplinare rigoroso che se rispettato ci porta ad accumulare una serie di punteggi che comportano l'erogazione di un contributo regionale. Voglio dire, siamo sempre nell'ambito dei contributi istituzionali, però la Regione comunque ce li riconosce, non pone nessun ostacolo di tipo. Cosa che non hanno né il Comune né la Provincia. Il Comune e Provincia invece non ci hanno... Non hanno mai pensato a fare una legge per lo sport e quindi ogni anno si andava avanti così, grazie all'aiuto del consigliere di turno che cercava di... Boh, devo dire la verità, sono alcuni anni che sia la Provincia che il Comune non riescono a dare nessun contributo, proprio forte del fatto che loro non hanno una legge per lo sport, cosa che invece mi auspico che in futuro venga fatta, specialmente nel Comune, prevedere nel bilancio di previsione, comunque prevedere una legge che prevede il sostentamento per le associazioni che organizzano eventi, che sia di tutti gli sport. Però ecco, così come in Regione c'è la legge 26 che tutela tutte le associazioni che organizzano manifestazioni, eventi e fanno attività. Il Comune potrebbe fare lo stesso, perché molte volte si spendono tanti soldi in bilancio, vengono apposte delle cifre in capitoli che magari non vengono nemmeno utilizzati, quindi una maggiore oculatezza potrebbe farsi aiutare un po' le associazioni che... Certo. Si impegnano in questo settore. La Corisennia non è soltanto corsa, ci sono anche delle altre cose simpatiche. L'anno scorso avete dato molto spazio ai ragazzi delle scuole, avete dato spazio anche agli amici a quattro zampe, agli amici magari che hanno qualche problema a livello fisico. Quest'anno ripeteremo più o meno, infatti il tavolo tecnico che ho chiuso poco minuti fa, la questione rimaneva così, dice, ma quante ne siete, quante ne fate, quante manifestazioni fate? Ha detto purtroppo, cioè fortunatamente ci chiedono di partecipare, quindi noi l'anno scorso abbiamo iniziato anche con gli amici a quattro, quindi corre la corsa a sei zampe, quindi grazie alla collaborazione dell'EMPA correranno anche gli amici cani con i padroni, quindi ciò si dice sei zampe, è la seconda edizione, è piaciuta, l'hanno dovuto rinnovare. Chiaramente abbiamo il progetto più grosso che abbiamo messo su quest'anno è Corri la Scuola, quindi da Corri Sernia passeremo a Corri la Scuola. È nato proprio un marchio, Corri la Scuola. Un marchio fuori la scuola. E quest'anno rispetto agli altri anni dove facevamo delle gare tecniche riservate ai ragazzi delle varie fasce d'età, faremo una sola grande gara per tutti quanti. Abbiamo istituito un montepremi per l'istituto comprensivo, l'istituto comprensivo, non parliamo di scuola, l'istituto comprensivo, sono 5 a Isernia, più numeroso, quindi chi porterà più ragazzi all'arrivo, ci sarà un braccialetto che contraddistinguerà ogni istituto e quell'istituto vincerà 1000 euro. Abbiamo messo un montepremi 2100 euro, quindi che verrà ripartito tra i 5 istituti. Abbiamo fatto un giro nelle scuole, devo dire la verità che i dirigenti scolastici sono dimostrati molto sensibili e quindi stanno cercando di far passare questo messaggio a tutti i giovani, dalle elementari fino agli studi superiori, e quindi ci aspettiamo veramente. Quindi questa manifestazione che è importantissima, abbiamo coniato una medaglia proprio per l'occasione. Ma la particolarità è proprio questa, mi permetto di interrompere, non c'è la classifica, non c'è il primo, secondo e terzo, tutti i ragazzi, i bambini, i ragazzi che arrivano al traguardo vincono, tutti quanti avranno la medaglia. L'anno scorso c'era un sacco di entusiasmo. Ma ci aspettiamo ancora più entusiasmo, perché intanto si promuove lo spirito collettivo, il ragazzo che arriva non per vincere ma per far vincere la scuola. C'è un'unica classifica di quantità, chi più arriva vince, l'istituto con il maggior numero di arrivati vincono, non si fa più primo, secondo, terzo, vincono tutti i ragazzi che arrivano al traguardo con la medaglia. L'anno scorso c'è stato anche l'Unitalsi
che con le carrozzine dei disabili. Sì, ormai è stato un momento, diciamo, sincero, bello, sensibile. Ormai questo sodalizio dura già da qualche anno, loro con entusiasmo vengono e noi con entusiasmo li ospitiamo. In realtà non è una vera e propria gara, però è anche questo, insomma, dare un manifestazione po' di sì, per dare mezz'ora diversa per loro. Sì, l'anno scorso io ho intervistato anche questi migranti. Sì. E c'erano dei ragazzi simpaticissimi. Anche loro quest'anno si hanno voluto pure loro allargare. Infatti mi sono state chiamate dalle volontarie responsabili delle cooperative che curano questi ragazzi, sia di Monterotuni, che l'anno scorso erano solo quelli di Monterotuni, però quest'anno arriveranno da Roccalavindola, da Agnone, da Pesche, quindi avremo abbiamo cercato sono di limitare parecchi il numero, però faremo a numero chiuso, appunto per non creare, perché ne sono tante ormai, quindi nel Molise. E quindi questo è il nostro porsi davanti a tutti i problemi pure sociali, quindi vogliamo, ecco, pure per quanto riguarda il Montepremi delle scuole, noi sappiamo che chiaramente le scuole hanno sempre bisogno, anche loro, insomma, di avere un sostentamento economico per fare le varie attività, molte volte le scuole hanno carenze in questo senso, quindi noi, essendo un'associazione di volontà senza scopo di lucro, vogliamo tutto quello che riusciamo a ricavarne devolverlo, e quindi a parte faremo le magliette, le medaglie, e poi abbiamo visto pure il Monterrey. Quindi a questo, tutto questo qua, ci saranno pure associazioni come l'AIC, dei celiaci, che avranno il loro stand, l'AVIS pure. L'AI e l'AVIS, la LAI, la cooperativa lavoro sì. Anch'io, che poi sono di La Santoro, ci sta dando una grossa mano, l'AVIS, che come ogni anno premieremo i donatori di sangue, però solo per la gara competitiva, e quindi insomma ogni anno ci viene chiesto sempre di più di partecipare, e questo chiaramente comporta per noi un impegno maggiore, però voglio dire, ci fa piacere, siamo gratificati da questa. Come diceva Luca, grazie chiaramente ai partner commerciali che ci danno veramente una grossa mano. Sì, perché poi questi soldi che la nuova Atletica Isernia dà alle scuole non è che li prende da contributi di enti esterni, no, sono le economie che facciamo con l'aiuto proprio dei nostri partner, vengono spesi, i soldi che ci danno vengono spesi per intero. Certo, la serata si conclude con l'americana, dove ci saranno insomma dei professionisti, però prima dell'americana c'è il momento più bello, la Corisernia. Quanti saranno quest'anno? Quest'anno speriamo di confermare i numeri degli 4-500 persone, sì. Da America, da una Corisernia competitiva, dalla non competitiva, quattro a zampe, tutti quanti, noi contiamo di avere sulla stazione oltre 1000 persone, quindi superare chiaramente la cifra che l'anno scorso era intorno a 1000. La gara competitiva intorno ai 400-500 persone, l'americano, i soliti 20-25 che Luciano Di Pardo, il nostro tecnico, sta curando gli aspetti tecnici, perché chiaramente non sempre possono ritornare gli atleti degli anni passati in base agli impegni che hanno, magari gli infortuni, quindi però è bello magari che arriva gente nuova, qualcuno dell'anno scorso verrà, mi sembra Razzin, quello che vinse l'anno scorso, però Luciano, ecco, c'ha una lista che al momento è ancora top secret, che sta ancora lavorando per cercare di portare questi campioni, che sono sempre giovani italiani, campioni a livello nazionale e internazionale. Quindi, ma l'americana, qualche molisano ci sarà? Sempre, noi che Luciano Di Pardo sono, ecco, in questi 2-3 anni abbiamo cercato sempre di coinvolgere società molisane che curano i settori giovanili, e quindi hanno pure nella loro fila atleti bravissimi, giovani, e poi i nostri Giovanni Grano, Daniele D'Onofrio, Pier Marco D'Angelo, Mirko D'Andrea, sono i nostri assoluti, e quindi correranno insieme agli altri giovani. Che ormai stanno diventando anche loro atleti nazionali. Quindi, noi abbiamo Daniele, che sappiamo ha vinto la medaglia d'oro ai 10.000, Grano che è tra i primi posti come tempo realizzato in maratone, ma loro si stanno preparando per una maratona autunnale, ma il 90% andranno a Francoforte, la maratona di Francoforte, dove si spera facciano. Daniele fa le sorti in maratona, Giovanni si deve confermare cercando di migliorare il suo tempo.
Quindi noi ormai, come sai, da alcuni anni stiamo curando molto, quindi il fatto di avvicinarsi alle scuole è anche un fatto dovuto all'esigenza di cercare di avvicinare sempre quanto più ragazzi possibile allo sport in generale. Per quanto ci riguarda all'atletica, e quindi ieri sono stato a Campobasso, c'è un progetto realizzato dal CONI e dal Ministero della Salute per quanto riguarda nei settori disagiati, quindi hanno individuato Carovilli quindi come paese del Molise e Castelverrino. E abbiamo presentato un progetto e quindi cercheremo di andare a fare attività sportive proprio direttamente sul posto, perché il progetto prevede quello, insomma, che venga fatta l'attività sul posto, quindi le famiglie meno agiate avranno necessità di fare attività fisica fuori dall'orario di scuola gratuitamente, perché è un progetto finanziato dal Ministero, da Roma, e quindi verrà coordinato dal CONI regionale. Ieri sera c'è stata a Campobasso questa riunione, noi abbiamo aderito con la speranza che, ecco, che resteremo da quelle associazioni che hanno le caratteristiche per sviluppare questo progetto, e faremo anche questo per cercare di coinvolgere sempre più giovani nello sport. Ma questa famiglia della NAI quante persone conta adesso? Quanti sono? La famiglia della NAI, diciamo che si allarga sempre di più, adesso si sta allargando cominciando dai giovani, quindi adesso contiamo sempre 120-130 atleti. È cambiata però la vita. A livello di proporzioni di età adesso abbiamo tantissimi giovani, quindi ragazzi che comunque dai 6 anni ai 18 anni, adesso verso la maglia già da 3 anni, 4 anni della NAI, e più tutti i nostri master, 50-60 master che si sono un po' ridotti negli anni, quindi però il numero è sempre tantissimo nel complesso, quindi quello che noi stiamo lavorando con i nostri tecnici Silvana Azzolini, Enrica Petracca, Umberto Di Cioio, Yolanda Ferritti, che stanno tutti i giorni sul campo, quindi per fare... La Ferritti tra l'altro è bravissima nella corsa, esatto, anche se sì, loro si cimentano anche alla corsa, ma abbiamo Enrica Petracca, sì. Abbiamo ragazzi giovani che comunque sono stati convocati per le rappresentative molisane, c'è stata una ragazza in particolare che almeno Mennea Dei la settimana scorsa ha stabilito un nuovo record regionale sui 200 metri, è la prima volta che partecipava ai 200 metri, una ragazza di Sesto Campano che noi abbiamo fatto anche reclutamento nella provincia di Selle, quindi Benafra e Sesto Campano, e grazie alla collaborazione del professor Biello l'anno scorso siamo riusciti ad avvicinare allo sport tanti ragazzi, tra questi giovani ecco ce ne sono tanti bravi. Però ce n'è una in particolare che sta emergendo e quindi diciamo speriamo di poterla avere nei prossimi anni, la porteremo magari nei prossimi mesi. E possiamo dire il nome? Usciremo, sì, Veronica Mastrati di Sesto Campano, ha fatto 28,47 200 metri categoria ragazzi, 12 anni c'ha lei. Il precedente record è di 29,80, quindi ha migliorato sensibilmente, sì, ma già pure nei 60 metri insomma si è dimostrata forte. Speriamo, ecco, che chiaramente essendo una giovanissima, 12 anni, dobbiamo avere la fortuna che continui e che si appassioni così come si sta appassionando. Quindi il sacrificio grosso che stanno a fare sia i ragazzi che i tecnici, che comunque pensa che questi ragazzi almeno due volte alla settimana vengono ai segni ad allenarsi. Ed è un fatto molto positivo, specialmente oggi che le tentazioni sono talmente tante, dedicarsi allo sport, insomma, fa bene, non solo alla salute. Luca, vogliamo dare dei consigli utili per domenica? Allora, come si svolge tutta la giornata? Allora, intanto il messaggio che vorremmo passasse è questo, che la Corrisernia non è una manifestazione per addetti ai lavori, cioè gli amatori che tutti i giorni, due, tre, quattro volte a settimana corrono e poi vanno a fare la gara. No, è una manifestazione sportivo-sociale, no? Potremmo dirla, quindi anche chi probabilmente di corsa ne sa poco e niente, se viene quel giorno, quella domenica, sicuramente sarà interessato. Quindi l'appuntamento è al piazzale della stazione? Tutta l'attività verrà svolta al piazzale della stazione di Isernia. Dalle 16. Sì, che sarà limitato al traffico. Dalle 16 ci sarà il raduno dei bambini per le iscrizioni alla gara promozionale. La gara promozionale partirà alle 16:30, alle 16:30,
Appena dopo la gara promozionale ci sarà il disimpegno dell'Unitazzi, dei diversamente abili. Poi alle 5 e mezza partirà la gara competitiva, quella degli amatori, insieme alla passeggiata, alla gara non competitiva, di quelli che comunque vorranno fare il percorso di 3,5 km. Alle 7, corsa a ze zampe pure. La corsa a sei zampe si incalce alla gara competitiva e faranno lo stesso circuito. Invece alle 7 poi ci sarà la gara clou, la manifestazione degli assoluti, la Corrisernia, e la speriamo di avere una cornice di pubblico come gli altri anni, peraltro bella nutrita, anche perché sarà un'arena, insomma, lo spettacolo sarà sicuramente all'altezza. Presidente, cos'altro possiamo aggiungere? Possiamo cominciare a fare ringraziamenti ai nostri partner commerciali che ci hanno sostenuto, innanzitutto al gruppo di lavoro della NAI, al direttivo in particolare, che si sta dando tanto da fare per cercare di realizzare una manifestazione che sia all'altezza, ecco, delle precedenti edizioni, nonostante, come dicevamo all'inizio, le piccole difficoltà che abbiamo avuto all'ultimo momento. E quindi i ringraziamenti vanno a venerdì mattina alle 9:30, conferenza stampa, avremo la conferenza stampa al presidio turistico della provincia, gentilmente ci è stato concesso dalla dottoressa Vitullo, quindi, perché chiaramente, ecco, sempre per le note vicende che dicevamo, non abbiamo potuto quest'anno fare la conferenza stampa né al comune né alla provincia, quindi l'abbiamo chiesto alla dottoressa Emilia Vitullo la concessione della saletta del presidio turistico, e quindi avremo la conferenza stampa alle 9:30. Abbiamo dovuto un poco anticipare perché impegni comunque degli invitati, alcuni degli invitati ci hanno costretto, insomma, ad anticipare un po', però ecco, invitiamo tutte le TV locali, te innanzitutto e tutti gli altri, ad essere puntuali perché ci sono impegni che si sovrappongono, quindi venerdì mattina alle 9:30. Quindi ringrazio per il momento, ecco, tutti i nostri partner commerciali, collaboratori della NAI, e basta, insomma, questo. Io ringrazio voi, gli auguri sono d'obbligo, ma anche quest'anno sarà un successo come lo scorso anno, quindi l'appuntamento per tutti è di essere presenti domenica pomeriggio su alla stazione a Isernia. Grazie a Pino Vecchi ed Aldo Porfirio per le riprese, ad Aldo Porfirio ancora una volta il grazie doppio perché ha curato anche la regia. Grazie ovviamente a tutti voi che da casa ci avete seguito, l'appuntamento è alla prossima settimana.